Un minuto con Padre Pio dal complesso religioso di San Pio da Pietrelcina, qui in San Giovanni Rotondo. Siamo accanto alle vasche, della chiesa a cielo aperto, che hanno un significato, così come tutti i simboli qui che vediamo della chiesa di San Pio hanno dei significati intensi e profondi. Ad esempio le acque del Giordano, così come questi ulivi, questi 24 ulivi che stanno a significare i 12 apostoli, i 12 discepoli. Beh, oggi qui per raccontarvi quello che accadde a padre Costantino Capobianco quando lui racconta che un giorno si trovava nel corridoio del convento della clausura del convento dei Cappuccini qui a San Giovanni Rotondo. Lui non ricorda il motivo per il quale si trovava qui, però ci dà un appunto in più. Ecco, padre Costantino era uno degli addetti alla cronistoria, perché lui dice: forse mi trovavo a San Giovanni Rotondo per la cronistoria, perché molti di questi fatti emergono proprio dalla cronistoria del convento e alcuni lui li ha riportati nel suo libro Detti Aneddoti. Ecco, la cronistoria che cos'è? La cronistoria non è altro che un grande libro dove tutti i frati, e lo fanno ancora oggi, annotano quotidianamente quello che accade in convento, chi è stato in convento, le visite, e questo accadeva anche ai tempi di Padre Pio, quindi è un importante documento che è custodito nell'archivio dei frati minori cappuccini, l'archivio dedicato a Padre Pio, dove si annotava tutto quello che accadeva. Padre Costantino Capobianco racconta che c'era un frate in convento, Fra Leone da Tora, che era gravemente malato. Erano in clausura, quindi passeggiavano per il corridoio Padre Pio, Padre Clemente da Postiglione, Padre Costantino Capobianco, e tra questi c'era anche un servo di Dio, Fra Daniele Natale. Era il frate che in quegli anni assisteva Padre Pio, dava una mano tra i frati assistenti. Beh, Padre Pio, senza dir nulla agli altri confratelli, si avvicina alla porta, alla stanza di Fra Leone da Tora, entra, lo saluta. Lui era a letto, era malato, gravemente malato. Si avvicina e quindi con un gesto affettuoso gli abbottona il collo della camicia da notte che aveva. Beh, quando Padre Pio gli abbottona il collo della camicia, Padre Leone si avvicina all'orecchio di Padre Pio e gli dice: padre, voglio morire, voglio partire. E Padre Pio lo guarda e dice: Fra Leone, non è ancora pronto il biglietto per te, preghiamo. Esce dalla stanza e quindi continua questa camminata all'interno del corridoio della clausura. Subito interviene Fra Daniele: padre, ma per me era pronto il biglietto? Beh, si trattava di una situazione abbastanza problematica, perché Fra Daniele Natale aveva subito a Roma, anche lui gravemente malato, tra le tante operazioni e interventi chirurgici che ha subito, ce ne fu una in particolare a Roma, gli venne asportata la milza, dove stette veramente male e stette lì proprio per abbandonare questa terra. Anzi, si racconta anche qualcosa di più forte che è accaduto nella vita di Fra Daniele, del servo di Dio Fra Daniele Natale. E Padre Pio, guardandolo, disse: per te, caro Fra Daniele, erano pronti sia biglietto che treno. Tu non sai quanto mi sei costato.